Buonasera amici di Centro Suono Sport da Alessandro Sticozzi e ben ritrovati dallo Stadio Olimpico di Roma, dove sta per iniziare Roma-Torino, primo posticipo del 2020, valido per la 18ª giornata di Serie A. Le formazioni con le scelte di Paolo Fonseca per questa prima gara dell'anno solare dei giallorossi, confermati tutti gli 11 giocatori che hanno vinto 4-1 in casa della Fiorentina nell'ultima del 2019. Così sono schierati, in porta c'è Paolo Lopez, poi da destra a sinistra in difesa capitano Florenzi, Smalling, Mancini coppia centrale, Kolarov sulla banda mancina, Diawara, Veretout a comporre la linea in mediana prima di Zaniolo, Pellegrini e Perotti sulla tre quarti, alle spalle naturalmente di Bomber ed Dzeko. Dirigo lunghissimo, Florenzi col controllo, col tacco addirittura, retrocedendo il capitano della Roma che poi la riregala al Torino. Forse l'ultima chance concessa da Di Bello, Rincon, bell'assist per Belotti che controlla in area di rigore, Belotti ce l'ha sul sinistro, Andrea Belotti, un grandissimo gol del centravanti del Torino proprio sul tramonto del primo tempo, all'ultimo secondo del primo minuto di recupero. La squadra di Mazzarri va in vantaggio all'Olimpico, che blocca tutto in attesa dell'esito della consultazione al VAR. C'è Marco Di Bello che torna verso il centrocampo, ha osservato sullo schermo l'azione che coinvolgeva Smalling e Belotti. Vediamo la decisione di Bello. Mano all'auricolare, dopo aver visto va a dare calcio di rigore al Torino dopo un'attesa di 2 minuti e mezzo, fermato Zaniolo in contropiede perché c'è un calcio di rigore da battere per il Torino, fatale, un tocco probabilmente col braccio di Smalling nell'azione precedente. Mancano 4 minuti al termine, la Roma è sotto 1-0 in casa e c'è Andrea Belotti che sta per battere un calcio di rigore. Andrea Belotti contro Paolo Lopez, si attende solo il fischio di Marco Di Bello da Brindisi. Parte Andrea Belotti, Belotti ad incrociare, spiazza Paolo Lopez e praticamente chiude la gara, fa 2-0 per il Torino, qui all'Olimpico, doppietta di Andrea Belotti, risultato molto probabilmente bugiardo per quello che si è visto in questi 86 minuti, ma ha merito il Toro di Mazzarri nell'essere stato bravo, nel soffrire, nell'avere in porta un Sirigu che ha salvato tutto il salvabile nell'andare a raccogliere il massimo rispetto al poco che è stato seminato con la doppietta di Belotti, che calcia col destro, colpisce in pieno un giocatore del Torino, è l'ultimo atto del match, i fischi dello Stadio Olimpico per una Roma che per la 30ª volta nella sua storia va a perdere la prima gara dell'anno nuovo, e stavolta il Torino a beneficiarne con una vittoria per 0-2, i due gol entrambi di Andrea Belotti, il primo siglato all'ultimo secondo della prima frazione, il secondo giunto a 5 minuti dal termine su calcio di rigore dopo ampia rivisitazione al VAR. C'è qualcosa da rivedere per Paolo Fonseca in questa prima gara del 2020 della Roma, che vede la Lazio staccarsi di 4 punti e rischia di essere avvicinata alle proprie spalle anche da Atalanta e Cagliari.